Recording is on. Buongiorno ragazzi, oggi è martedì 3 marzo e questa lezione è per la classe prima G. Allora, intanto partiamo con un ripasso veloce dei tre esercizi che abbiamo fatto la volta scorsa e li suonate insieme a me. E dopodiché faremo altre cose diverse, questo quindi è solo per rimanere in forma col flauto, quindi pagina 136, trovo il re, ve lo suono io una volta, lo suonate insieme a me e poi passiamo ad altro. Trovo il re, pagina 136. Ninna Nanna, sempre con i ritornelli, Passiamo adesso a Fischiettando, pagina 137. Questo ha bisogno di un po' di esercitazione, per favore fatelo, così quando torniamo a casa poi siete a posto, non a casa, quando torniamo a scuola poi siete a posto e così possiamo andare avanti. Fischiettando, pagina 137. Quindi, dato che vedete questo video registrato, potete poi fermare, tornare indietro, rifare finché riuscite bene a fare i vostri esercizi. Adesso invece facciamo una cosa diversa dal solito. Vi metto in condivisione lo schermo del mio PC in modo che possiate vedere quello che dovete fare terminato questo video. Allora, vediamo, condivido il mio schermo. Ok, andate su un browser, potete farlo anche col telefonino, va bene? Quindi dopo aver visto questo video YouTube andrete col telefonino o col PC o col tablet, chiaramente connesso a internet, sulla barra degli indirizzi e digiterete il nome del mio blog che è Elisabetta Scuola, tutto attaccato, punto blogspot.com. Quindi in questo momento magari stoppate questo video e vi copiate bene questo indirizzo, Elisabetta a scuola, tutto attaccato, punto blogspot.com. Fate invio. E vi trovate il mio blog, ok? Il mio blog funziona così. C'è la prima pagina in cui ci sono i vari articoli. Questi sono i titoli dei vari articoli, ok? Per continuare a guardare quello che c'è, posso fare altri post e continuare sotto e via dicendo, ok? Poi altri post e via dicendo, cioè ci sono tante cose. Altrimenti, se sto cercando qualcosa in particolare, devo andare qua su etichette. Okay? E vedo tutti i titoli degli articoli che ci sono, mostra di più, e questi sono tutti. Va bene? Però io quello che vi chiedo adesso è di
mantenervi, allora vi faccio vedere, sulla prima pagina, ok? Nella prima pagina, il primo articolo è proprio per voi e si chiama, è un cartone animato e magari qualcuno di voi l'avrà già visto, Max e Maestro, ok? Allora, andate qui, fate continua a leggere. Benissimo, vi trovate questo articolo. Qui c'è scritto, guarda il primo episodio del cartone animato Max e Maestro e rispondi alle domande sotto. Per guardare il cartone animato devi cliccare sul link sottostante. Quindi voi cliccate qui, vedete che c'è la manina, e vi troverete a vedere il primo episodio di questo cartone animato. Dura all'incirca una decina di minuti, 10-11 minuti, quindi ve lo guardate tutto. Ok, vi faccio vedere come viene, viene così. Dopodiché voi fate, vedete che qua c'è il play, fate play. Ed ecco che è iniziato il vostro video. Ok? Adesso stoppiamo, ve lo guardate tutto, ma nel guardarlo, attenzione, adesso ritorniamo al blog, nel guardarlo dovete tenere presente che poi al termine del vostro cartone animato dovete sapere rispondere a queste domande. 1. Cos'è l'orecchio assoluto? 2. Cosa è importante per suonare in gruppo? 3. Chi ha composto il brano che Max ha sentito suonare dal maestro? Ok? Queste tre domande, quindi voi segnatevele, mentre ascoltate il video, quando sentite che si parla ad esempio di orecchio assoluto e sentite la risposta, stoppate il video e ve la segnate, ve la segnate magari su un pezzo di carta, va bene? Cosa dovete fare al termine di questo lavoro? Quando avrete tutte e tre le risposte, vi collegate adesso. Vi faccio vedere alla piattaforma Jitsi, ok? Quindi utilizzando questo indirizzo che avete anche sul vostro registro e andate sulla chat, ad esempio qui, ok? E scrivete 1 l'orecchio assoluto e scrivete la risposta, va bene? Poi 2 per suonare bene insieme bisogna, e poi direte voi cosa bisogna fare. 3 il brano è stato composto. E poi direte voi da chi è stato composto, va bene? Quindi ognuno di voi mi metterà nella chat la sua risposta, così io controllerò. E poi domani quando ci... Adesso un attimo che interrompo la condivisione. Ok, poi domani quando ci rivediamo... No, domani, alla prossima lezione che non mi ricordo quando è, quando ci vediamo vi dico cosa avete risposto alle tre domande, va bene? Per oggi è tutto, quindi una piccola esercitazione, un piccolo ripasso dei nostri esercizi di flauto, 11 minuti di cartone animato molto carino e qualche minuto per scrivere una risposta sulla nostra chat, va bene? Può essere che magari quando entrate in chat magari mi trovate oppure non mi trovate, se non mi trovate lasciate comunque il messaggio, ok? Ciao a tutti, alla prossima lezione!